cari amici del web, siamo in Corso Casale al caffè Bordino. Guardate chi c'è in mia compagnia un'altra volta, Franco Barbero, che ormai è un amico di famiglia. Sei un bravo ragazzo. Che è voluto ritornare perché deve parlarci di un avvenimento importante, c'è un film che uscirà a fine luglio dal titolo Stessi Battiti. Stessi battiti in salita e nella vita. Ed è un film che esalta il pensiero di ragazzi che vogliono fare i corridori ciclisti, per quello devono avere gli stessi battiti, perché è un travaglio, è un lavoro preparare una gara o una cosa del genere, eccetera. E ne voglio parlare perché è un film veramente bello, nobile, e che ha un grande pensiero dentro. C'è un momento, se posso. Certo, devi. Il fatto del sogno, è la storia di un ragazzo che vuol fare il ciclista professionista e che ha una famiglia complicata in questo momento, perché il padre è fallito praticamente, eccetera, e quindi non riesce a trovare i soldi per comprarsi una bicicletta professionale, una bicicletta Cipollini, tanto per dirne una, insomma. E allora chiede al padrone del supermercato che c'è lì di andare a fare l'aiutante, a andare a distribuire la roba, cioè a lavorare lì, fare quello che c'è da fare per accumulare questi soldi per potersi comprare la bicicletta. Allora il padrone del supermercato dove lui è andato, che è nella storia Fiorenzo Borello, è interpretato da me. E allora, quando capisce che sto ragazzo viene a lavorare, va a scuola la mattina, viene a lavorare, alla sera studierà perché deve prepararsi per andare a scuola, eccetera, dice poi con la moglie: ma sto ragazzo è come eravamo noi quando abbiamo cominciato a creare questa catena di supermercati, avevamo questo sogno e siamo andati avanti. Poi dentro è un film complicato, c'è dentro una storia, tutto un plot, c'è dentro una sofferenza, sofferenza, ma dietro c'è un intrigo anche, che è legato anche al fallimento del teatro del padre, che era uno che gestiva un teatro, eccetera. Alla fine poi ci riesce, ma c'è anche un piccolo giallo dentro. C'è un punto dove dico una battuta ad un signore che è un signore, un ladro, che lavora nei supermercati ed è poi in fondo la casa. Insomma, non sto a spiegare tutto, bisogna vedere vedere il film. Però dico una battuta bellissima, che è: potevamo permetterti di rubare tutto, ma non possiamo permettere a nessuno di rubare i sogni di un ragazzo. Bel messaggio. Sì, grande, bello, e in cui mi riconosco anch'io, perché anch'io il sogno di fare lo spettacolo era un sogno. Che poi è diventato realtà, ci ho vissuto. Anzi, se posso dirla, buttarla lì, così, in questi film, questi documentari che fanno vedere su Hollywood, eccetera. Mi ricordo sempre di una volta, hanno intervistato Billy Wilder, il mitico regista, sì, ha fatto dei film incredibili, no? A qualcuno piace Caldo, per dirne una, ma tantissimi film, e gli hanno chiesto: ma chi è un attore di successo? L'ho pensato un attimo e ho detto: ma guardi, un attore di successo è uno che è riuscito a vivere tutta la vita con il suo lavoro. E mi sono detto: guarda, per fortuna, sta parlando di me, no, scherzo, sto a giocare. Comunque, insomma, è un film che vale la pena di vedere e di portare nel cuore. Ricordiamo gli attori protagonisti. Beh, a parte Roberto Gasparro, che è regista, sceneggiatore, certo, soggettista e tutto, le musiche di Carmine Padula e la partecipazione dentro il mondo della bicicletta, no? C'è dentro Claudio Chiappucci, è il diablo, chi lo ricorda. Sì, c'è poi anche un passaggio, una cosa di Franco Balmamion, che vivono nelle valli lì del Piemonte dove è stato girato il film, diciamo. Allora, c'è
tre ragazzi fortissimi, Riccardo Fiori, leggo per non sbagliare i nomi, Vittoria Chiolero e Francesco Isasca, che sono i tre ragazzi che giocano intorno a questa, questo fatto della bicicletta, del riuscire a farlo, eccetera, eccetera. E poi c'è Gianni Parisi, Stefania De Francesco, due attori napoletani, bravissimi, Stefania proprio bella anche, oltre che brava, brava, brava. E poi c'è Franco Barbero, ma sì, insomma, dice così, Franco Barbero. E poi Michele Franco, Luciana Nigro, Mauro Tarantini, Simone Moretto, Umberto Anaclerico, attore campano, anche lui carissimo, Nicola Marchitiello, Paolo Belletrutti di Torino invece. Insomma, una delle tante virtù, non è la sola, di Roberto Gasparro è di mettere, di radunare delle persone simpatiche, aperte, belle, belle, e nella speranza che poi ci sia il voto di uno di questi film, che sono tutti belli, sono film di cuore, cioè c'è la persona più che i grandi pensieri. Sento un grande entusiasmo. Ma io ce l'ho, obiettivamente ce l'ho, speriamo che poi. Io propongo loro un brindisi al film Stessi Battiti, Stessi e poi quell'altro film di cui ti parlavo, ma per adesso silenzio. Mi dico, ecco, silenzio. Ecco, si è proprio fermata la voce. Ha detto silenzio. Quindi, auguri.